stasera si parla di piacere e purtroppo devo dirvi che si parlerà anche di dolore, perché sono due facce di una medaglia e non si può parlare solo di uno senza accennare anche l'altro, ma il tema fondamentale è quello del piacere. Che cos'è il piacere? Ecco, noi siamo programmati di modo che ci sono delle zone del nostro cervello che quando vengono stimolate ci fanno stare bene, ci piace. Come mai c'è questa struttura nel cervello proprio di piacere? Perché la natura vuole che noi facciamo certe cose. E allora cosa fa? Le paga con questa sensazione gradita, che piace, che uno desidera, in maniera che uno è disposto a farla, disposto a ripeterla. Chi è che insegna al bambino piccolo che deve succhiare il latte? Lo fa da solo, perché gli piace. Prova questa sensazione piacevole e allora da solo lui si dà da fare a succhiare il latte. Che deve dormire, a un certo punto gli piace dormire, si mette a dormire. Così la natura guida a fare quello che vuole che uno faccia. Ma qual è il nocciolo di questo piacere? È l'essere fatto per quello. Facciamo degli esempi banali. La bocca è fatta per mangiare. Alla bocca piace mangiare. Tant'è che qualcuno tiene in bocca per ore un chewing gum perché dà la sensazione di mangiare, piace masticare così. È fatta per quello. Quindi quando fa quello per cui è fatta, trasmette questa sensazione di benessere. Ma questo non solo la bocca, le orecchie sono fatte per ascoltare. Ci piace ascoltare e ascoltare cose positive, naturalmente, perché ascoltare notizie spiacevoli nessuno ne ha voglia. Ma ad esempio prima c'era della musica. Perché esiste la musica? Perché noi abbiamo delle orecchie fatte per udire, sentire la musica, piace. Poi ci sono tante differenze, ma le differenze sono secondarie, il tipo di musica, il volume a cui sentirlo, sono tutte cose secondarie rispetto all'elemento fondamentale. Orecchie fatte per sentire, sentire, piace. Gli occhi sono fatti per vedere, piace vedere. Pensate ai quadri, statue, opere artistiche, ma anche monumenti, certi aspetti della città, come sono stati curati proprio perché sia bello vederli. Dove sta questo vederli? Venendo qui, io passo vicino al Sacro Volto, c'è quel campanile che è una ciminiera rimaneggiata. Quella struttura è bella. Cosa vuol dire? Che io percepisco il suo essere fatto per, è lì che colgo il piacere della bellezza. Quando è che una macchina... Dunque, la bellezza è questo cogliere essere fatto per, ma anche la donna, l'uomo, quando è che una donna è bella, un uomo è bello? Quando si coglie il suo essere fatto per. Per cui nella donna si apprezzano le caratteristiche sessuali, secondarie, quelle che appaiono. Ma anche in un uomo si apprezza il suo essere fatto per difendere la famiglia, per procurare cibo alla famiglia. Allora ecco che un uomo è bello quando è robusto, perché è fatto per quello e si percepisce quella caratteristica. Un uomo mingherlino non sembra bello, perché non si vede questo suo essere fatto per. Dunque noi cogliamo anche nell'occhio, nel vedere, questa realtà della bellezza. Ma l'essere fatto per è qualcosa di più profondo e che dà soddisfazione anche più profonde. Guardiamo l'intelligenza. L'intelligenza è fatta per ragionare. Quando ragiona dà piacere, perché è fatta per quello. Allora c'è gente che compra la settimana enigmistica o altre riviste di enigmistica, di sudoku, di cose del genere, e passa delle ore a faticare su queste riviste per risolvere dei problemi
che non servono niente a nessuno. Dove sta il piacere? Sta nel fatto che faccio lavorare l'intelligenza. L'intelligenza è fatta per quello, l'intelligenza dà piacere quando lavora. La memoria, il piacere di ricordare, soprattutto chi ha una storia dietro di sé, ha piacere di ricordare. E se uno dà spazio a una persona anziana, questa comincia a raccontare, a ricordare. La memoria è fatta per ricordare. Allora uno trova piacere quando ricorda. Dunque, noi siamo fatti per questo, nelle diversi elementi che compongono l'uomo, abbiamo fatto questo discorso, l'uomo è una realtà unica, ma noi per parlarne, per studiarlo, lo dividiamo in parti. Ma la persona nel suo insieme è fatto per un qualcosa nella sua vita, una vocazione nella sua vita. Ogni persona è stata inventata da Dio con uno scopo nella sua vita, fatta per fare qualcosa, per realizzare qualcosa. E se la persona cammina sulla linea di quello che è fatta per, la persona è serena, la persona è realizzata. La persona può stancarsi. Ma si stanca il corpo, si stanca la mente, dentro non è stanca. La persona che fa quello che è il suo compito nella sua vita può arrivare alla sera stanca morta, ma contenta della sua giornata, perché ha fatto proprio quello per cui era fatta, soddisfatta di sé. E credo che sia una soddisfazione che avete anche provato voi. Anche solo quando uno ha fatto un lavoro che doveva fare, si è impegnato, l'ha fatto bene, l'ha finito, c'è quella soddisfazione, ho fatto il mio lavoro, ho fatto quello che dovevo fare. E la persona sente questa gratificazione del suo essere fatto per quello. Il piacere è qualcosa che diventa molto sottile in profondità, diventa sottile da sentire, però continuo. Mentre in superficie il piacere, la gioia, è molto spumeggiante, si vede molto. L'esempio più facile sono i bambini. Quando sono contenti saltano di gioia, gridano, ridono e così via. Ma è una realtà superficiale, vuol dire che può cambiare in pochissimo tempo. Difatti per un bambino passare dal ridere al piangere può impiegare veramente poco, perché è in superficie di sé, non è in profondità. In superficie le realtà vanno su e giù. Man mano che si scende in profondità, le realtà si muovono di meno, però sono più costanti. Allora, bisogna sentirle, dicevo già, il piacere dell'intelligenza. Un bambino lo gusta poco, bisogna arrivare a una certa età. Il piacere di fare proprio quello per cui uno è fatto, arriva molto più avanti nella vita. È più sottile, più profondo, però è più costante, come una nota che continua nella vita. E la persona lì sta bene, assume la caratteristica di pace interiore. Ecco, la gioia profonda, il piacere più profondo, ha questa caratteristica di serenità, pace, che può essere continua e, notate, addirittura può essere contemporanea alla sofferenza. Uno può sentire sofferenza ed essere in pace dentro di sé. D'altra parte è abbastanza facile che nella vostra esperienza abbiate visto dei malati nervosi e dei malati sereni. E la sofferenza magari era la stessa, ma qualcuno aveva trovato dentro di sé questa profondità che gli permetteva di restare in pace anche nella sofferenza. Qualcuno purtroppo non la trovava e allora ecco che esprimeva tutto questo rifiuto, questo nervosismo, che diventa solo un peso in più, diventa. Allora,
il piacere è questa realtà che la natura ti dà perché stai facendo la cosa che vuole che tu faccia. Per un cristiano non è solo la natura, è proprio Dio che crea ognuno con una missione, con uno scopo, con una realtà, e la persona si trova bene all'interno di quella realtà. D'altra parte, Dio non poteva crearci senza un minimo di partenza, perché altre volte mi ha detto sono io poi che costruisco la mia persona, ma partire da un minimo per forza. Non si può fare un vestito, tutto il vestito fatto senza decidere la stoffa con cui farlo. Se il vestito l'hai fatto, una stoffa per forza l'hai scelta. Alcuni elementi non possono cambiare, poi altri invece si possono anche adattare, il colore si può anche cambiare dopo e così via, ma un punto di partenza ci vuole. Allora Dio ci ha dato un punto di partenza sul quale noi costruiamo, ma più siamo fedeli a questo punto di partenza, più la nostra costruzione è grande, è bella, è facile da costruire. Pensate una cosa ovvia: l'essere uomo o l'essere donna, ognuno se l'è trovato, nessuno lo ha deciso. Se l'è trovato e a partire di lì ha costruito. Dunque c'è questa realtà. Andiamo avanti a vedere questo meccanismo della natura. Quanto è grande il piacere che la natura dà? Dipende da due elementi. Da quanto la cosa è necessaria e da quanto è difficile da ottenere. Allora, se una cosa è molto necessaria e fondamentale, il piacere che viene dato è grande. Man mano che la cosa diventa meno necessaria, meno importante, il piacere diminuisce. Lo stesso la difficoltà. Se una cosa è difficile da realizzare, da ottenere, da avere, il piacere è grande. Man mano che diventa facile, il piacere diminuisce. Abbiamo un altro elemento che abbiamo detto prima, quello del piacere non può essere vissuto al massimo perché c'è un contrasto tra i piaceri. Prima ho detto ne desidero più di quanto serve, secondo problema del piacere è che c'è un contrasto tra piaceri diversi. Ad esempio, la sensibilità mi dice statene tranquillo e divertiti. L'intelligenza mi dice guarda che se non finisci quel lavoro poi vai nei guai, eh? Capita. Guarda che se non studi per quell'esame poi marca male. Guarda che se non prepari tutto quando poi arriva il momento trovi duro. L'intelligenza mi presenta la necessità di un impegno. La sensibilità mi presenta il desiderio del divertimento. Allora, io mi trovo tra due piaceri, ma ne posso scegliere uno solo. Non posso scegliere quello e l'altro contemporaneamente. E dal momento che ne scelgo uno, scelgo una fatica dall'altra parte. È inevitabile. Un esempio ancora più banale è quello di avere ancora voglia di mangiare, ma lo stomaco dice basta. Basta. Mentre la bocca dice ne voglio ancora. Allora, nel momento in cui faccio il piacere della bocca, disturbo lo stomaco, do fastidio allo stomaco, creo problemi allo stomaco. Nel momento in cui lascio il mio stomaco sereno e tranquillo, mi privo di qualcosa di cui ho voglia. E non posso uscire da questa alternativa, o uno o l'altro. Dunque questa realtà di contrasto tra i diversi beni, per cui io non posso avere tutto quel che voglio, non posso pianificare solo piacere nella mia vita, non è una scelta possibile. Però, proprio per l'ampliamento del ventaglio che c'è stato negli ultimi 50, 60, 80 anni, sono fenomeni progressivi e non c'è un anno di inizio, è nata in un certo contesto sociale l'illusione di poter vivere
senza fatiche, senza dolori. L'illusione. L'illusione addirittura di avere il diritto di vivere senza fatiche, senza dolore, solo gioia, solo piacere. Ve la ricordate la Traviata, sempre libera del ciclo, folleggiare di gioia in gioia. Ecco, l'idea che io devo essere così, devo vivere in questo modo. Il guaio è che oltre l'idea c'è il tentativo concreto di scaricare fatiche, ad esempio la fatica della responsabilità, la fatica di un certo cammino di crescita, di scaricare queste fatiche. L'idea che si possa vivere senza fare fatica. Cercare di vivere senza fare fatica è un modo faticosissimo di vivere. La persona che cerca di scansare ogni fatica è una persona che rischia di cascare schiacciata dalla fatica. Ed è uno di quei casi che la psicologia rileva, che gli psicologi trovano, in cui la persona scambia la causa con la conseguenza. Dice, io sono così distrutto dalla fatica perché ne faccio troppa, devo alleggerirmi la fatica, devo far meno fatica. E allora cerca disperatamente di togliere tutte le fatiche perché si sente troppo schiacciata dalla fatica, ed è vero, è schiacciata dalla fatica, ma è schiacciata dalla fatica perché cerca di non fare fatiche. Allora più ne toglie quelle che riesce, più il peso diventa grande e la persona finisce veramente malmessa per la fatica. Dall'altra parte, la persona che accetta di far fatica, una fatica positiva, una fatica utile, perché certo che se mi metto a far fatiche inutili poi alla fine sono frustrato e non ho concluso niente, ma fatiche utili, fatiche di crescita, fatiche di impegno, fatiche di conoscenza di sé, fatiche dello scoprire l'essere fatto per, nel momento in cui io faccio queste, ecco che sto meglio. Non è l'unico caso in cui si constata questo scambio di... Il problema diventa la soluzione e la soluzione diventa il problema, ma la persona si inguaia sempre di più. Ad esempio, capitano dei casi di persone che ritengono che gli altri siano la colpa della loro fatica e allora bisogna tagliare fuori gli altri, chiudere le relazioni, i rapporti. E la persona comincia a tagliare via un po' di relazioni e si accorge che sta peggio. Come mai? Beh, sono gli altri che mi fanno stare, però devo tagliare via ancora più relazioni, devo isolarmi sempre di più. Ma quello è il problema. E la persona pensa che sia la soluzione. Si arriva a dei casi di persone chiuse in una stanza al buio, che non vogliono vedere nessuno, che vivono una fatica terribile. Ma come sono arrivati a quella fatica? Cercando di evitare la fatica di incontrare gli altri. Allora, la soluzione è dalla parte dove quella persona pensa sia il problema, incontrare gli altri. Apriti gli altri, incontra gli altri, fai la fatica di incontrare gli altri e vedrai che stai meglio tu, stai meglio dentro di te. Quella è la strada della soluzione. Ma la difficoltà sta nel fatto in cui io sono lì, posso fare la fatica oppure non fare la fatica. E io guardo solo lì vicino a me e ho l'idea molto chiara che mi convenga fare il passo nel direzione del non fare la fatica. Ma io non guardo più in là. Il problema è che guardando più avanti, in quella direzione dove non c'è la fatica adesso, ce n'è una peggio dopo. Mentre nella direzione dove adesso c'è la fatica, dopo sto meglio. Il coraggio di guardare oltre il primo passo, i passi successivi come sono. Allora, se io mi rendo conto che posso scegliere
qualcosa che mi costa più fatica e questo non mi porta un peso progressivo, ecco che divento capace di fare questa strada. È cambiato il rapporto con il dolore. La fatica e il dolore una volta erano ritenute delle realtà assolutamente inevitabili. È scontato che si fa fatica a vivere, che c'è sofferenza, perché non c'erano mezzi per togliere fatica e sofferenza. Proprio a livello fisico non esistevano macchine che facessero il lavoro fisico, meccanico, non esistevano ascensori. La gente ricca aveva la carrozza, i poveri andavano a piedi e se ne facevano di chilometri a piedi. Non c'era un'altra possibilità se non fare fatica. Che rapporto può esserci tra dolore e fede? E come si può aiutare una persona che vive l'esperienza del dolore a non rifiutarlo per il suo bene? Rapporto tra dolore e fede, vivere l'esperienza del dolore per il proprio bene. Abbiamo parlato abbastanza a lungo della sofferenza. E comunque non è Dio l'inventore della sofferenza. Dio ha creato l'uomo per la pienezza. Il padre della Chiesa, Sant'Ireneo, diceva l'uomo vivente è la gloria di Dio, l'uomo che sta bene, l'uomo che esprime tutta la sua forza, la sua potenza, la sua bellezza, quella è la gloria di Dio. La sofferenza è venuta perché l'uomo si è allontanato da Dio e quindi non completa più se stesso. La sofferenza è qualcosa che non è sulla linea dell'essere fatto per. Di fatto noi abbiamo questa esperienza della sofferenza. La sofferenza che può essere gestita a favore della crescita della persona quando uno la accetta. Accettare non vuol dire essere contenti, non vuol dire approvare, vuol dire partire da quella realtà. Allora, nel momento che pigliamo la sofferenza fisica, mi rendo conto che questa c'è, partire dal fatto che c'è, innanzitutto toglie un sovrappeso alla sofferenza, cioè il rifiuto psichico è sofferenza. L'accettazione toglie il rifiuto psichico e uno si trova con una sofferenza, ma solo quella. Il dolore non è una moneta con cui possiamo comperare da Dio. Allora se io soffro ho un credito presso Dio da cui posso comperare. No, non è questa realtà. Il dolore è un momento di crisi della fede. È un momento in cui io posso maledire Dio per questa sofferenza, per questo che non si può mai indurre un altro nel dolore, perché da quella sofferenza potrebbe anche perderci. Il dolore diventa valido per la crescita della persona, il dolore non è da cercare, ma quando arriva diventa valido per la crescita della persona, perché confidando in Dio sa che potrà raggiungere ugualmente la pienezza della sua salvezza. La persona vive la gioia della speranza, la virtù della speranza, assieme alla sofferenza vive questa realtà. Allora ecco che testimonia la realtà di Dio e ha questo guadagno nella sua testimonianza. Per ritornare un attimo sulla domanda che aveva fatto il signore in fondo. Quindi, diciamo, sembra che il fatto di aver fede allora dovrebbe aiutare di più chi soffre. Ma come si fa ad aiutare una persona che, per esempio, non ha questo concetto anche di fede, che può essere quindi legato alla speranza di un bene migliore, un bene futuro, no? Che già oggi comunque so che ci sarà. Allora,
C'è solo un... Penso al malato, scusate, che vengo malato magari in grossa sofferenza. Certo. Di questo tempo. C'è solo un modo, vivere dentro di sé questa realtà positiva di fede e di speranza. Non abbiamo nessun'altra possibilità. Può capitare l'occasione in cui se ne può parlare, va bene parlarne, ma potrebbe anche non capitare. E in tutti i casi anche parlarne vale in quanto uno dentro di sé la sente e la vive. Se non è vero quello che uno sente e vive dentro, il suo discorso non serve, non vale. Vale la realtà della persona che fa risuonare nel malato queste virtù, queste possibilità. Ma è proprio perché lui le vive che le fa risuonare nel malato. Se non le vive, non si recitano queste cose. La posso recitare, ma non ottengo risultato. Posso far finta, ma l'altro non ne ha giovamento. Se la vivo, l'altro avrà un aiuto, un giovamento. Ma notate la cosa bella, è che l'altro ne ha un guadagno, ma anch'io ne ho un guadagno. Perché vivo una cosa positiva, bella, buona, e quindi ne abbiamo un guadagno tutte e due, oppure nessuno dei due. Il Signore ci ha fatti così, ci ha fatti per guadagnare di più tutti assieme. Due che si aiutano guadagnano tutte e due, due che si combattono ci perdono tutte e due, e da chi dipende? Da quei due. Va bene. E così il piacere di questa sera finisce e vi auguro tanti altri piaceri, anche più belli e più grandi. Auguri e arrivederci. Grazie.